Quattro ore di sciopero e un presidio davanti alla fabbrica della Magneti Marelli di Sulmona per protestare contro la politica del governo, per il rilancio industriale, l'occupazione, gli investimenti, per la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte. A proclamarlo la FIM, la FIOM e la UILM nazionali. Lo sciopero non è solo su Sulmona, è uno sciopero generale nazionale che abbiamo dichiarato come FIM, FIOM, UILM per chiedere al governo politiche industriali per l'industria, quindi non solo per l'automotive ma anche per altri settori come l'elettrodomestico e il siderurgico. C'è una situazione abbastanza complicata nell'automotive e soprattutto per questo stabilimento di Sulmona della Marelli, che è legato esclusivamente a Stellantis, che al momento non sta sbloccando le commesse necessarie per garantire un futuro e una prospettiva nei prossimi anni. Quali sono le reali problematiche? Ma le problematiche reali è che non avendo ancora commesse dal 2024 in poi, qui rischiamo che se Stellantis non dà le commesse a questo stabilimento, dovremmo poi parlare e gestire di eventuali esuberi del personale. Uno sciopero per evidenziare le criticità che sta vivendo lo stabilimento Peligno, che occupa circa 500 lavoratrici e lavoratori e che fa i conti con un settore attraversato da fortissime tensioni e la cui tenuta complessiva è messa in discussione per l'intero Abruzzo. Sono 135 gli esuberi previsti per il prossimo anno. Oggi i metalmeccanici si fermano anche nel centro-sud del paese, semplicemente per rivendicare sicurezza sul posto di lavoro e una politica industriale diversa. L'industria metalmeccanica è dentro una grande trasformazione. Ho scelto oggi di essere a Sulmona perché è un posto tipico di questa difficile transizione ecologica. Qui si producono sospensioni per lo stabilimento di Atessa, abbiamo un calo produttivo, abbiamo difficoltà occupazionali. Noi chiediamo al governo di occuparsi di questo non con cassa integrazione o strumenti a perdere, ma investendo sul futuro dell'industria. Oggi in questo momento il ministro Urso sta incontrando Stellantis, il capo di Stellantis, e a lui abbiamo chiesto di portare avanti non solo la giusta esigenza di difendere gli stabilimenti produttivi di Stellantis, ma di difendere l'indotto. Difendere l'indotto è fondamentale perché per ogni posto che c'è in Stellantis ce ne sono quattro fuori e noi non possiamo a Sulmona, in altre realtà, a Teramo, vedere una transizione ecologica che brucia posti di lavoro. Il governo deve una risposta, che Stellantis deve una risposta, in particolare sull'indotto, che vogliamo capire che cosa sta accadendo sull'automotive in Abruzzo, in Italia. Lo farò rivolgendo un'interrogazione al governo, e poi che manca una politica industriale sull'automotive, ma non solo, che possa tutelare le lavoratrici e i lavoratori del nostro paese, che possa affrontare le delocalizzazioni come quella che abbiamo osservato proprio in relazione a Sevel in questi anni. Visto che questo paese investe, sostiene economicamente in modo molto significativo le trasformazioni industriali e dopo averle sostenute affronta inerme una delocalizzazione che può determinare migliaia di perdite di posti di lavoro.